Contropiede pericolosissimo. Zilioli ha detto un'altra volta no alla segnatura del Montichiari. Contropiede velocissimo. Montichiari che si dimostra più che pericoloso, sottolineiamolo. Rete, 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 rete. Comodamente lasciato libero il numero 6 Angioletti. Angioletti liberissimo, comodamente colpo di testa in sacca. Ormai la squadra ospite si è schierata tutta sulla linea difensiva. Guarino, vediamo Guarino. Altro pallone finito nel calcio d'angolo. Colleziona calci d'angolo. Tempo fa le palle inattive favorivano molto le segnature della Caronnese, cosa che da un po' di tempo non avviene. Sta faticando molto ad andare a rete. Bel pallone tagliato, rete, rete, rete. Abbiamo visto corno, corno. Aveva salvato in un primo momento il portiere Lezieschi. Corno, Federico Corno. Allora, mister Corradi, Montechiari va via con un punto, però penso che ci sia del rammarico in lei e i suoi giocatori, perché avete sbagliato una caterva di reti. Caronese ha raggiunto il pareggio, vi siete dimostrati un'ottima squadra, come ultimamente le squadre che vengono qua si mettono in linea 5, si difendono, in contropiede creano pericoli. Come dicevo, c'è del rammarico per questa vittoria mancata? Ma diciamo che un po' di rammarico c'è, anche se dobbiamo tenere presente che la Caronnese, la squadra, siamo venuti qua che era prima in classifica, ora non so come sono messi, comunque è una signora squadra, quindi vista la partita abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, però i ragazzi sono stati eccezionali nel dare continuità e nel mantenere sempre alta la tensione. Poi sotto rete non siamo stati tanto lucidi, però è un buon punto questo. Avremmo fatto la firma anche prima di partire. Noi da parte nostra abbiamo visto tutte le partite casalinghe degli uomini di Cotta. Secondo noi stanno subendo adesso un leggero calo, fanno fatica ad andare a rete, però quello che mi preme sottolineare, come l'ho già detto prima, io non ho mai visto una squadra come la vostra facilmente colpirli in contropiede. Diamogli un bel voto la bravura portiere Ziglioli, però i suoi hanno lasciato lì reti che gridano vendetta. D'accordo, la prima classifica, siete contenti del punto, ma noi stiamo... se non vincete queste partite, scusi Ma diciamo che non è la prima volta che ci capita così. Purtroppo noi stiamo lavorando, poi vediamo, lavoriamo giorno per giorno. L'importante è farsi trovare davanti alla porta. Poi io mi auguro che in futuro saremo un po' più bravi. Ecco, questo è quello che mi auguro. Però ripeto, la Caronnese è una signora squadra completa in tutti i ruoli. Noi oggi eravamo rimaneggiati, avevamo fuori i due centrali titolari, chi li ha rimpiazzati non ha fatto rimpiangere i giocatori che mancavano, e quindi bene così. Senta, a proposito, lei dice loda la Caronnese, ormai quasi le ha viste tutte le squadre, qual è quella, un paio di squadre che l'hanno impressionata? Beh, sicuramente secondo me le migliori sono quelle che rispecchiano la classifica. Caronnese, Pergolettese e Voghera hanno qualcosa in più. Poi viene subito l'Olginatese, che comunque è una buona squadra, ma la ritengo un gradino inferiore a queste tre. Ecco. Benissimo, la ringrazio mister, bocca al lupo. Oh, grazie, crepi grazie. Lupo. Allora, con noi il numero uno, non solo il numero uno di maglia, ma per noi il numero uno della Caronnese oggi in campo. Partita stranissima, hai parato l'imparabile,
loro, diciamo, un po' di colpa in qualche tiro, ma tu ti sei superato 1-1, risultato che è andato bene, perché sinceramente avete rischiato di perdere. Tu cosa mi dici? No, dico innanzitutto che oggi lo sapevamo che era una partita difficile, che loro si sarebbero chiusi, sarebbero ripartiti in contropiede. Noi abbiamo provato a fare gioco, abbiamo provato ad aprirli e a farli male, però purtroppo non è andata come volevamo che andasse. Pazienza. Sì. No, ma parlami delle tue parate, perché non essere modesto, oggi sei stato protagonista, hai salvato l'insalvabile, dai, hai fatto cose che... Ma no, ci mancherebbe, sono in porta, ci mancherebbe. Sì, scusami, qualche volta un portiere può fare qualche incertezza, qualche piccolo, ma oggi hai salvato tu la carolina. Sono contento di aver fatto una buona partita, ma allo stesso tempo sono anche un po' dispiaciuto, perché volevamo vincere, oggi non ci siamo riusciti. La Caronnese, come vedi te, come vediamo noi, forse non è più la Caronnese delle prime 10 partite, ultimamente fa un attimo di fatica a segnare, vengono le squadre, si chiudono molto, ormai vi conoscono, siete stati i primi in classifica, andando avanti sarà sempre più dura. Certo, noi lo sapevamo che più si andava avanti più sarebbe diventata dura, però... Io non credo che ci possa essere una crisi, è un momento che ci sta in un campionato. No, non crisi. Esatto, cioè in un campionato ci stanno degli alti e bassi, però l'importante è che noi rimaniamo sereni e lavoriamo come lavoriamo ogni settimana e vedrete che i risultati arriveranno come prima. Allora, da parte mia un bravo e un grazie in bocca al lupo. Grazie. Ciao, bravissimo. Allora, siamo con Trajković, anche lui... Lo dicevo prima scherzando mentre eravamo al microfono, autore di qualche sbaglio sotto porta. Io non ho mai visto qua nelle partite della Caronnese avversari che hanno fatto gioco come voi, però avete sbagliato tante reti, andate a casa con un pari, un bel punto guadagnato, però penso ci sia del rammarico. Rammarico, sì, partita incredibile, gol sbagliati il primo tempo, soprattutto anche nel secondo, però un punto contro la prima, sempre un bel punto. Andiamo a casa contenti della prestazione, buon pareggio, però rammarico per i gol sbagliati. Sì, vi siete dimostrati un'ottima squadra, che avete messo in difficoltà la Caronnese, diciamo c'è stata anche della bravura del portiere Ziglioli che l'ho intervistato prima, però voi ogni volta che scendevate in contropiede facevate paura, il punto che avete guadagnato vi sta bene. Dove volete arrivare come classifica voi? Noi puntiamo sempre alla salvezza. Solo alla salvezza? All'inizio sì, adesso vediamo. Alla salvezza e poi vediamo più avanti come andranno. Ascolta, dammi un'impressione tua sulle squadre che hai incontrato nel campionato, quelle delle prime classifiche, chi vedi bene? Ho visto molto bene l'Uginatese, che mi ha pareggiato domenica scorsa, una bella squadra, gioca un buon calcio, e anche la Pergolettese che abbiamo battuto. Ok, ti lascio andare, se no ti ammali. Ciao e grazie. Arrivederci. Grazie. Mister Cotto, fine partita, Caronnese 1, Montichiari 1. Mister, ho visto una partita stranissima, nel senso che occasioni troppe da reti, specialmente dalla parte avversaria. Secondo il mio modesto punto di vista, la sua squadra non si è espressa come, diciamo, le prime 8-10 giornate. Leggermente, sempre secondo il mio modesto punto di vista, forse un po' calo fisico, qualche giocatore che non rende, ci aveva abituato forse troppo bene. Avversari che oggi con troppa facilità in contropiede si presentavano davanti a Ziglioli. Suo parere, mister? Abbiamo un po' un fai da te, sono d'accordo su questo. Come dicevo ai suoi colleghi prima, se non tieni l'equilibrio e pensi sempre che l'avversario stia a guardare quello che si fa, è un problema. Se mi riferisco poi nel primo tempo, per fortuna non hanno fatto gol in due o tre situazioni, palla gestita male e loro ripartivano, cioè non c'era un'aggressione della squadra avversaria che portava la riconquista della palla per poi ripartire. Era proprio i nostri errori di possesso palla, con la foga e la voglia di andare a far gol. Così nel secondo tempo, nel momento probabilmente migliore nostro, su un calcio d'angolo a nostro favore, è nato il calcio d'angolo loro, per una gestione di palla sbagliata, e dopo, nonostante l'1-1, il Montichiari ha avuto ancora due o tre occasioni così proprio regalate dalla mia squadra, per poter andare in vantaggio. È un punto guadagnato, non sono assolutamente né tre punti persi né due punti persi per differenza qualcosa, niente, vedremo
cercheremo di risolvere questo tipo di situazione. È chiaro che abbiamo qualche giocatore, ma lo sappiamo, che sta giocando dall'inizio, è un po' stanco e in questo momento è così, non possiamo fare niente. Mi riferisco alle Grenzi, fino a oggi ha sempre fatto benissimo, oggi era un po' appannato e quando si va in poca lucidità si rischia veramente, vista la giovane età, vista l'inesperienza, di fare qualche errore di troppo. Sì, in effetti condivido tutto ciò che ha detto, perché prima avete tenuto un ritmo che era un po' impossibile andare avanti sempre così. Ultimamente si è notato che le ultime 3-4 partite sono maderate, ho fatto un po' di fatica ad andare a rete, ripeto sempre le stesse cose, specialmente le squadre che vengono qua si chiudono bene. Nella partita di oggi avete preso il gol avversario proprio nel momento più sbagliato, che stavate impostando un bel secondo tempo, come giustamente ha detto lei. Però ripetiamo quello che abbiamo già detto, un avversario non può venire a Carona e avere tutte quelle occasioni lì da rete. Oggi abbiamo sbagliato questo, è forse la prima partita, al di là di quella domenica scorsa, che io ho detto già settimana scorsa, l'ho ripetuto alla squadra in settimana, non abbiamo giocato, è la prima partita che concediamo così tanto, ma concediamo per eccesso di leziosità, per eccesso di errori, in funzione poi, non so, dalla foga, dall'appannamento, da un momento un po' particolare della squadra. Dobbiamo risolvere al più presto questa situazione, perché sennò oggi è andata bene. Quando concedi all'avversario 5-6 ripartenze del genere e Zilioli risulta determinante, c'è qualcosa che non funziona, e quindi dobbiamo intervenire al più presto sotto questo aspetto. Ci lavoriamo tutte le settimane, tutti i giorni, però in questo momento è così. Forse, almeno noi parliamo dall'esterno, magari sbagliamo, dovrebbe qualche suo attaccante cercare di entrare in area, saltare l'uomo, far qualcosina, ottenere di più pericolosità, oltre a qualche tiro fuori area, così, perché qua ormai è una prassi, vengono, si schierano i 5, palle alte, non c'è niente da fare, fanno muro, qualche tiro sempre rimpallato, lì bisogna saltare l'uomo e entrare in area. Come caratteristiche la squadra in Greco, che può calciare da lontano, e in Ferré. In questo momento Ferré non riesce ad attaccare gli spazi, non riesce a calciare, non so quanti angoli abbiamo battuto oggi, e non è entrato uno in aria per i saltatori, e allora dobbiamo solamente chiudere e tenerci il punto stretto, portare un po' di riflessioni in settimana e ripartire e ricompattare. Ferré è uno che può calciare dai 25-30 metri, oggi non l'ha fatto mai, non ha mai attaccato lo spazio, non è mai stato pericoloso. Lo so che quando le linee si schierano gli spazi si riducono e tutto, però bisogna anche poi che il giocatore si penta un po' del loro. Giudici non salta più l'uomo, è stanco, e speriamo che non si sia fatto male su quell'entrata chiaramente assassina, che lei, l'arbitro, ho sentito il suo urlo, anch'io l'ho detto in cronaca, l'arbitro è anche venuto a redarguirlo. No, io ho solamente detto che vabbè, c'è un limite, no? Anche perché proprio ieri se il giocatore del Torino mi riferivo anch'io ieri sera viene espulso, mi sembra che se il fallo ha la stessa identità, se il fallo ha la stessa dinamicità, ci devono essere poi delle sanzioni, se no diventa difficile. Ma al di là che poi certi falli sono decisamente pericolosi, e questa è la cosa più importante, che sia mia il giocatore sia delle altre squadre diventa pericoloso, ma proprio, cioè, bisogna anche essere un pochino tutelati. D'altronde ci sono dei giocatori che sono bravi in uno contro uno, bisogna cercare di fermarli in altre situazioni. Mi sembrava un fallo un po' troppo programmato e un fallo un po' cattivo, però vabbè, pazienza. Stavo dicendo, adesso il gruppo delle squadre lì, primi classifiche, si è infoltito. La Voghereese, purtroppo, diciamo così, per la classifica, oggi ha vinto. Siete il gruppo di quelle 5 squadre lì che ha dimostrato che siete le migliori. Diciamo, il campionato ricomincia, mister. Qualche acquisto penso che verrà, forza. Ma sulla Voghereese io mi sono espresso in tempi non sospetti, quando le cose non andavano bene a Voghera. Il fatto che siamo in tante squadre lì è meglio, speriamo di esserci fino alla fine, 3, 4, 5 squadre, meno diventa più avvincente, tutte le partite diventano più belle da affrontare. Per quanto riguarda il mercato, mi sembra che apra domani il mercato, giusto? Sì, vabbè, ma chi doveva muoversi si era già mosso. Noi probabilmente non ci siamo mossi. No.
Non dica le bugie. No, abbiamo qualcosa. Sì, bolle in pentola come tutte le squadre che puntano. Ma solamente esclusivamente per riportare poi le cose che forse settimana scorsa, no, 15 giorni fa ho detto a lei che la rosa va un po' ampliata, in questo momento qualcuno deve riposare perché si. È dimostrato anche la partita d'oggi, purtroppo mettendocela tutto, qualche ragazzo è stanco. Fuori discussione, niente, poi penso da martedì di avere poi due giocatori che ci possono venire da una mano, un giovane e un attaccante, e niente, saranno più freschi, saranno più motivati, sarà mio compito inserirli al più presto e magari già da domenica poterne usarne qualcuno dei due. Va bene mister, grazie, in bocca al lupo. Grazie, buonasera. Ciao, buonasera. Corrado, bravo.